Ragazzi, oggi vi porto con me a fare la tratta Spoleto Terni in bicicletta. Fantastica! L'unico mezzo di trasporto di oggi sarà la nostra e-bike e il treno. Nulla di più. Sarà una giornata 100% elettrica. Fantastico! Fa freddo! Ragazzi, bocca della verità! Lo sapete che la bocca della verità è una leggenda? La leggenda della bocca della verità narra che ti facevano mettere la mano dentro la bocca e in risposta ad una domanda, se tu non dicevi la verità, la faccia chiudeva la bocca e ti mangiava la mano. In realtà questa statua a forma circolare non è altro che un tombino di epoca romana. Raffigurava la faccia del dio delle acque. Ai. Giro per Roma mattutino. Piazza Venezia. Direzione Colosseo. Via dei Fori Imperiali. Che spettacolo. Via Cavour, si sale. 7:30. Ho il treno alle 8. Termini, arrivati. Ah, qui a Termini c'è sempre gente. Eccolo! Ci ho cambiato. Grazie. E che binario ci abbiamo? 2 est. 2 est? Est è proprio fuori. Perugia 802, binario 2 est. Dove sta il 2 est? Ah, eccolo qua. E queste pesano. Eccola qua. Carina. Che invenzione. E fino a mano. Grande Ugo. Bello. Partenza 802. Quindi Ugo, destinazione Spoleto. Spoleto. Arrivo verso le 9:33. Che itinerario vi farai fare oggi? Faremo la ferrovia abbandonata Spoleto-Norcia fino a Santa Anatolia di Narbo. Bello. Dopo prenderemo la Greenway del Nera fino a Terni. Poi il treno per ritornare. Senti, ma ci passiamo sotto le marmore? Sì, sì. Se sono aperte è uno spettacolo. Quindi dentro proprio dentro il parco. Sì, sì. Dentro il parco, perché c'è, per fare la strada bisognerebbe passare una galleria dove è vietato transitare con le biciclette. Quella è proprio la strada con le macchine. La strada, sì, la strada della Nerina, no? Invece noi passiamo dentro. E allora ti consentono di passare all'interno del parco, diciamo, delle cascate, con la bici a mano e solo per il transito. Se no devi pagare 10 euro per fare, per andare dentro, salire su fino a... Il biglietto delle marmore. Il biglietto delle marmore. Fantastico! Bello, Spoleto! Bambini, ma che è? Ok, appena usciti dalla stazione c'è subito la pista ciclabile. Ma veramente bravi sono stati. La vecchia ferrovia Spoleto-Norcia, guarda che bello! Quella che è stata abbandonata, guarda che bella! Noi partiamo da qui. La ferrovia comincia da qui. Spoleto-Norcia, noi faremo solo un tratto però. Della Spoleto-Norcia. Dalla ex stazione della ferrovia abbandonata Spoleto-Norcia dobbiamo fare circa 500 metri di strada per arrivare alla pista ciclabile. Questo tratto di ferrovia abbandonata non esiste più perché è stata inglobata nella città. Eccola! Bello! Ci siamo! Guarda che bello, questo è l'inizio. Cominciamo subito con la salita, con calma, se no dopo consumiamo tutta la batteria. Corre, sono alle 10.
La ferrovia Spoleto-Norcia era a scartamento ridotto, che significa che ovviamente i binari erano più piccoli rispetto alla ferrovia classica che conosciamo. Li usavano apposta per fare la strada più piccola. Questa cos'è? Una stazione? Guarda che bello! Cos'è? Un punto di carico, qualcosa. Facevano piccole fermate. Un trenino a cremagliera proprio. Allora, quindi facendo lo scartamento ridotto potevano fare la strada più stretta, quindi spostavano meno roccia. Oh, fa freddo, io mi devo cambiare proprio i guanti. Più catti i guanti. Bello, ci stanno ancora i reggifili sopra. Galleria contraccione 1. Mi sono portato 10 paia di guanti perché questa mattina non sapevo come vestirmi. Col fatto che siamo a marzo, fa ancora fresco. Bello! Che figata, ponte. Viadotto contraccione. Ah, che spettacolo! Ragazzi, che figata! Siamo altissimi! Bello! Caspita! Sarà alto 50 metri almeno. E sta ancora in piedi. Non come i ponti che fanno oggi. Tipo quello di Genova. Bello! Attraversate la strada, riprendere subito la ferrovia al bar. Sì. Beh, infatti lo vedo. Fa la neve, bello. La strada sta lì sopra, a destra. Un po' mezzo di qui. Ah, è la parte che va su verso Norcia. Il carbonio, ovviamente. Il carbonio. E qui oggi ci sta tanta foschia, se no vedevi sì. Assisi, vedevi. Bello, sì. Allora, siamo arrivati alla galleria. Quanto è lunga sta galleria? Una decina di chilometri. Luci a go-go, accendiamo le luci. Eccola! Bella, guarda qua. Dice che questa è freddissima questa galleria. Vediamo. Tutta ricorsa. Vedo la luce. Ma quanto è lunga. Buongiorno. Sembrava l'uscita, invece era una persona che saliva. Qui fa freddo, fa veramente freddo, mamma mia! Le stalattiti! Quelle è le stalattiti di ghiaccio! C'erano le stalattiti di ghiaccio, c'erano! Ciao! Siamo arrivati alla parte più bella di tutto il tracciato, discesa costante 4%, ponti, gallerie e panorama mozzafiato. Questa parte è divertentissima, vai a ruota libera, giù fino in fondo. Ora noi dobbiamo scendere la montagna, quindi faremo tutte zig e zag così a scendere. Dobbiamo arrivare giù, c'è la neve su, si sente l'aria frizzantina. Una pacchia tutta discesa! Ma così è facile, dai! Discesa costante fino a Roma! Altro ponte! Che spettacolo! A me i ponti fanno morire, sono bellissimi. Qui c'è un ponte. Adesso noi facciamo tutto il giro e lì c'è un altro ponte. Yuhu! Vai tutta così, vai! Che spettacolo! Uhu! Accendiamo luci!
Eccolo il secondo ponte. Questi sono i segnachilometri. Siamo al chilometro 13, quindi abbiamo fatto 13 km di ferrovia da Spoleto. Manteniamo una un 4% di pendenza. 4,5% di pendenza. I treni dovevano mantenere questa pendenza perché sennò non ce la facevano a camminare. Altro ponte! Yuhu! Come si chiama questo? Viadotto Tossinare. È fantastico, effettivamente sto pezzo è bellissimo. Mi vedi, eh? Con il cellulare. Ah, c'è il cellulare. È uno spettacolo. Il fatto che ci sono le gallerie è uno spettacolo. Eccolo! Beh, bel metodo. La luce del cellulare. Oh, guarda che figata! Siamo sotto! Cioè, siamo sotto al ponte! Noi siamo passati da qua, abbiamo fatto il giro dentro e siamo sbucati da qua. Veramente divertente. Perché è tutto un intreccio. È l'ora della merenda. Per ora abbiamo bruciato ben poco, devo dire la verità. È più quello che integriamo con sta roba. Guarda qua. Guarda qua, extra fondente con scorze di arance e mandorle. 15, bello, che figata. Ugo! Ah, lucetta. Bello di avere gli accessori. Vai. Oh! Che hai fatto? Te fa 4, volevi fare le sgommate? 40, yuhu! Vai! Altra galleria! Non si vede niente! Non si vede la mazza! Ragazzi, ragazzi, è una figata venire a fare questa della ex ferrovia Spoleto. Eccolo! Allora, a destra, ex ferrovia Spoleto Norcia, solo gruppi autorizzati. A sinistra, Spoleto Norcia, solo gruppi autorizzati. Perché fai questo? Ma perché? Ma che vuol dire? Arrivati a Santa Anatolia di Narco, lasciamo la tratta ex ferrovia Spoleto Norcia e ci dirigiamo a sud verso Cascate delle Marmore Terni, perché appunto dobbiamo riprendere il treno di ritorno per Roma dalla stazione di Terni. Sulla strada seguiamo le indicazioni per la Greenway del Nera, nome preso dal fiume Nera che percorre tutta la vallata verso sud, che passa proprio sotto le Marmore. Escluso biciclette! Yuhu! Guarda che sentiero! Ecco Scheggino. Scheggino è una bomboniera, è bellissima. Ah. Faccio vedere il panino. Pane e marmellata, geniale. No, come me con lo stracchino. 10 kg di stracchino. Tu mi hai provocato. Tu mi hai provato e io me ne mangio.
Tra poco le marmore. Sì. Andiamo a far bagno. Che ne pensate? Vi piace questo giro? Ragazzi, che ne pensate? Vi piace questo giro? Adesso comincia la parte più difficile. Il tratto della Greenway da Scheggino fino alle Marmore è un susseguirsi di sali e scendi impressionante, veramente veramente faticoso. Io ero con l'elettrico e ho faticato lo stesso. Quindi mi raccomando, se la fate con la mountain bike classica, allenatevi prima, oppure la prendete con calma. Wow. Oh. Vai, altra salita. Porca vacca. È sull'inizio. Cioè, quindi abbiamo 30 km tutti così. Sali e scendi, sali e scendi. È un'ammazzata, ecco la discesa. Ma dai, è divertentissimo questo sentiero. Ci sono sali e scendi. Continui. Vai, discesa. È tutta su e giù, su e giù. L'ennesima discesa. Siamo quasi arrivati alle Marmore. Si continua. È divertente perché dopo che ti sei fatto il culo per salire ti ringrazia con una bella discesa. Ferentillo doppio castello, che spettacolo, hai visto? Una dalla parte e una dall'altra. Aspetta, mi stai dicendo che mancano ancora 20 km? Sono 55, ne abbiamo fatti? 35. Guarda se tocca sbrigarsi, sono le 2 e un quarto. E il treno c'è alle 4 e mezza. Ora facciamo, rischiamo pure di far tardi. Ah, salita! Una tacca. Quasi consumato la batteria. Ora sì che sono cazzi miei. Oddio, sì. Vai, discesa. Che figata. Che? Tre linette su 5. Io ho quasi finito. Su 5. Però a 2 questa mi ha mollato. Perché a 2 sa 30% e ti spinge poco. Sì, man mano che la batteria si scarica spinge di meno, sì. Perché la tensione della batteria diminuisce, quindi c'ha meno tensione il motore. E man mano che vai più si scarica e meno spinge. A 2 ho dovuto, mi ero preoccupato, questa è una molla proprio, non ci ho mai assistito, ma insomma molto male. Siamo arrivati al parcheggio delle Marmore, ci siamo quasi. Allora noi dobbiamo entrare e gratuitamente. Allora questo è il ticket. Sì, grazie. Grazie. Allora, eccola la cascata, che spettacolo. Noi che siamo ciclisti ci fanno entrare gratis, perché fare queste gallerie qua è pericolosissimo. No, è proibito andare in bici. È proibito andare in bici, quindi non fa passare per forza. Qual è il colmo per una cascata? Avere i rubinetti a secco. Ma come si fa alle Marmore senza acqua? Senza biglietto, niente acqua, niente, non si beve. A secco. Ovviamente noi che siamo entrati senza pagare non è che possiamo girare liberamente per tutto il parco. Più avanti, quando finisce la galleria, ti faranno riuscire. Perfetto, ora si esce e si riprende su strada. Ok, questo tratto ora è un po' più pericoloso perché siamo su strada. Appena usciti dal parco delle Marmore, adesso è tutta strada, è un po' pericoloso. Dobbiamo arrivare alla stazione di Terni. Sarà comunque tutta discesa fino a Terni, solo che dobbiamo stare a bordo strada e dobbiamo fare molta attenzione perché ci sono le macchine. Vai, Terni! Siamo arrivati!
passeremo in mezzo all'acciaieria di Terni, che è veramente grande, è impressionante. Ci siamo! Eccola! Arrivati! Oh, guarda! Bello! Quella è una pressa! Caspita! Arrivati! C'è una pressa immensa! Vedi! La grande pressa di Terni! Porca vacca, è immensa! Oh. 12.000 tonnellate! Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia stimolato nel partire anche voi. Ringrazio Ugo che mi ha accompagnato lungo questo viaggio. È stata un'avventura bellissima, io sicuramente la rifarò, anzi se vogliamo ci incontriamo a Spoleto e la rifacciamo assieme. Ognuno partirà dalla propria città e ci incontreremo tutti quanti lì. Fatemi sapere anche sotto nei commenti del video se questo tipo di video vi piace e se volete che ne faccio altri. Ok, possiamo finire qui il video, spero che vi sia piaciuto. Come sempre, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, e per ogni mi piace una pedalata per tutti. Bella ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima, ciao. Quasi finita. Una tacca è rimasta. Speriamo di arrivare a casa. In totale in una giornata ho percorso 75 km, 10 per arrivare alla stazione Termini, 55 tutto il percorso da Spoleto a Terni e altri 10 da Termini per tornare a casa. Ho finito la batteria! Cazzo, pesa! Finita! Ho finito. La batteria si è scaricata completamente una volta arrivati a Roma. Gli ultimi chilometri li ho fatti in spinta. La bicicletta elettrica, quando è senza batteria, pesa. È come se noi camminiamo con una ruota bucata.